Siamo al Palameucci di Aprilia, tutto pronto per l'inizio del campionato di Serie D di Calcio 5. Allora andiamo a raccontarvi le emozioni di questa interessante partita che vede di fronte Eagles Aprilia, padrone di casa, e l'Arena Cicerone. Mediata in calcio d'angolo, ancora Eagles Aprilia, ancora con Frioli. Attenzione! L'occasione per l'Arena Cicerone. Persona vicino, prova la conclusione, anzi era un passaggio, però non arriva a destinazione. Dunque attenzione all'Arena Cicerone, l'occasionissima all'Arena Cicerone di mister Giuseppe Sai, che adesso prova a ripartire. Attenzione, occasione questa per i padroni di casa. Poi c'è attenzione, ancora vicino, si sblocca il match. Vecinu, il lampo del numero 2 dell'Eagles Aprilia, che si porta in vantaggio. Attenzione adesso al contropiede Eagles Aprilia, attenzione al numero 11 Pintiglie per Vecinu, il contropiede Pintiglie, l'assist perfetto per Vecinu, che non ha problemi a realizzare mettendo in rete il pallone per la doppietta personale. È arrivato il raddoppio di Vecinu. Attenzione, attenzione, che botta qui di Giuseppe Ritucci in verticale per Trocchia, marcato in maniera efficace. Ma attenzione ancora al Cicerone, doppia conclusione clamorosa. Ripartono i padroni di casa, sbagliano però, attenzione adesso Trocchia prova la conclusione, c'è il gol. Arena Cicerone in gol con il numero 9 Rodolfo Trocchia, che nega il pallone arrivi a destinazione, e poi la botta dalla distanza di Cristian Vecinu, ancora lui trova la deviazione che beffa Domenico Testa. Allarga il gioco per Marco Frioli, poi Pignatiello, incrocio dei pali, ancora per Pignatiello, ancora per Frioli, Pignatiello, conclusione, la palla deviata, termina sulla traversa. Frioli sopra un avversario, poi ci mette il piede Di Tucci, conclusione, palo esterno. Deve esserci una deviazione all'ultimo istante, attenzione, ancora il gol dell'Eagles Aprilia. E c'è il quarto gol della formazione padrona di casa, ha segnato con il numero 12 Riccardo Pignatiello. Vediamo se proverà direttamente la conclusione in porto o se ci sarà un passaggio. Pintiglie tenta la conclusione, la palla che sbatte sul palo per i padroni di casa, che adesso finisco per perdere il pallone con Trocchia, che prova un tunnel. Trocchia due volte, attenzione, finisce per perdere il pallone. E poi arriva il quinto gol della formazione padrona di casa. Va a segno Marco Frioli. Ancora Pignatiello. Ah, buono il passaggio in profondità. E c'è il sesto gol. E questa è stata una gran bella azione da parte dell'Eagles Aprilia, che è andata a rete ancora con il numero 12, Riccardo Pignatiello. Ancora Eagles Aprilia in possesso di palla, con Feodorov, il destro, avversario anche il numero 15 Robert Julian Feodorov. Battuto malissimo questo calcio d'angolo e arriva il triplice fischio, termina la partita. Eagles Aprilia si impone nei confronti dell'Arena Cicerone con un netto 7-1, dunque esordio importante della formazione padrone di casa. Esordio un po' sciocca, almeno nel secondo tempo, invece, per la matricola formiana dell'Arena Cicerone, che avrà sicuramente modo e tempo per rifarsi nel corso di questa stagione. Da Domenico Antonelli è davvero tutto, ringrazio per le riprese Cristian Sannino e noi ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre con Mondo Futsal.